Pareggio senza reti nell'anticipo di promozione tra Ponziana e Vesna. Assenti tra le file dei Carsolini, bomber Di Donato squalificato e Venturini infortunato. Ponziana che colleziona il quarto pari consecutivo nonostante una seconda frazione in superiorità numerica. Meglio il Vesna nel primo tempo mentre i padroni di casa dominano i secondi 45 minuti. La cronaca, quinto minuto, la prima azione offensiva è firmata De Bernati, classe 90, ma la sua conclusione è neutralizzata da Daris. Ancora Vesna al quarto d'ora, Leone apre sulla destra, De Bernardi prova a sorprendere il portiere sul primo palo, ma Daris non si fa cogliere impreparato. Minuto 19, Capitan De Grassi a proporsi su questo calcio d'angolo dalla sinistra. Per vedere il Ponziana bisogna aspettare il 21esimo. Omari libera il destro dal limite, ma la mira non è buona. Poi di nuovo Vesna, un rimpallo favorisce l'incursione di Donato, ma poi gli attaccanti in maglia blu pasticciano al momento di concludere. Al 35esimo Beacco e Carli ci regalano la prima vera emozione della gara, gran tiro del numero 11 del Ponziana e strepitosa risposta dell'estremo difensore ospite. Padroni di casa che provano a farsi vedere solo con i tiri da fuori, stavolta è Petranic a calibrare male. Il primo tempo si conclude con un Ponziana arrembante ed è così che si apre la seconda frazione di gioco. Punizione, palla in area e improbabile tentativo di rovesciata di Beacco. Il Vesna non c'è e subisce l'iniziativa avversaria. Al 53esimo Bertocchi è costretto a fermare così Beacco lanciato in contropiede. Cartellino rosso pesantissimo per un Vesna già in difficoltà. Ponziana che si riversa in attacco alla ricerca del vantaggio. Beacco protegge un pallone in area, lo cede alla corrente Umari che esplode il destro. Si salva in due tempi Carli. Minuto 60, Marzari finisce a terra in area. Per l'arbitro però non è rigore ma simulazione dell'attaccante. Per lui c'è il cartellino giallo. 66esimo, finalmente prova ad uscire dal guscio il Vesna ma il destro di Leone è completamente fuori misura. È però la squadra di casa la più pericolosa. Omari impegna Carli con un preciso raso terra. Il portiere del Vesna, senza dubbio il migliore dei suoi, si distende e conserva imbattuta la sua porta. Sul ribaltamento di fronte l'altro numero 10, Leone a sfiorare il gol, palla che va vicinissima all'incrocio dei pali. Prende coraggio il Vesna, un ispirato Leone, lancia il 18enne De Bernardi, sinistro messo in angolo da Daris. È incerto invece, è sulla presa una decina di minuti più tardi, quando è Mustacchi ad impensierirlo. Più brio nel Vesna, proprio grazie al numero 16, mentre il Ponziana lì davanti si affida alle giocate mancine di Marzari. Poi Beacco, sopra la traversa. Nei respiri finali è il neo entrato Ronci a seminare il panico sulla fascia destra, ma arriva stanco alla conclusione. Qualche emozione in più dunque nel secondo tempo, ma alla fine nessun gol, i portieri oggi l'hanno fatta da padroni. Secondo tempo loro erano in 10, noi abbiamo cercato di fare qualcosa, secondo me potevamo fare qualcosa in più, loro sono stati bravi a difendersi, non abbiamo fatto gol, anzi abbiamo rischiato un contropiede, là è stato bravo Daris a prenderla. Perché se prendevamo il gol era un po' il colmo, però insomma ci poteva stare. Ci stiamo allenando bene, ci stiamo aiutando, stiamo cercando di venirne fuori da squadra e la società ci supporta, il mister ci dà una mano. Poi sappiamo, no? Il calcio si basa su degli episodi. Oggi li abbiamo vissuti noi come episodi passivi, poiché abbiamo avuto molte occasioni. Abbiamo perso un uomo dopo 10 minuti del primo tempo, quindi in 10 siamo difesi abbastanza ordinati e abbiamo anche rischiato di calciargli il gol penso 10 minuti alla fine, un buon punto prima di Natale. Adesso ci curiamo il recupero, il 28. Avevamo nel secondo tempo due palle, una veramente ghiotta che De Bernardi se l'ha trovata sul piede sbagliato davanti solo al portiere avversario. Direi che il nostro ha fatto due interventi, loro due, penso che il pari sia giusto. Anche in 10 abbiamo disputato un buon secondo tempo.